Grazie, buonasera, come va? Molto gentili, grazie, basta. Grazie, molto gentili. Non esagerate con gli applausi o sveglierete quella parte di pubblico che sta cercando di dormire. No, davvero, voi sì che siete un pubblico. Non mi piace parlare male degli assenti, ma il pubblico della settimana scorsa... No, non so cosa avesse, abbiamo dovuto abbatterlo. Benvenuti a Satiricon, lo show che l'avvenire non vorrebbe farvi vedere. Io sono Daniele Luttazzi, o come cavolo mi chiamo. Continuano le polemiche su Satiricon. È volgare, non è volgare. A me non mi fa ridere, peccato perché Luttazzi è bravo. Ma quanto siete ipocriti. So benissimo che se mi infilassi un gattino nel sedere, gli dessi fuoco e lo sparassi come una scoreggia a 100 metri di distanza, non parlereste d'altro per il resto della vostra vita. Non parlereste d'altro per il resto della vostra vita. È stato divertente? Hitler era nazista, sparava gattini infuocati dal sedere. Disastro ambientale alle Galapagos, le isole incantate, una vecchia nave cisterna si è spaccata in due, 600.000 litri di carburante stanno inquinando le coste vergini. Gli abitanti delle Galapagos la prendono con filosofia, dicono, beh, almeno noi non abbiamo i socialisti. Perché è rinato il psi. Oh, le mie preghiere sono state esaudite. Oh. Quest'estate vedo sul Corriere della Sera un paginone con la faccia di Craxi. Questo paginone, no? E io penso, ma cos'è? È rinato il male, il glorioso giornale satirico degli anni 70? No? Leggo la prima frase, gennaio 2000, muore perseguitato in esilio Bettino Craxi. Mi metto a ridere. Una battuta stupenda, ma come gli vengono in mente, no? Poi leggo il testo e capisco che non è il male, è Stefania Craxi che vuole rifare il PSI. Il programma è quello craxiano di sempre, un socialismo liberale adatto ai tempi. Traduzione, un socialismo, ci occupiamo dei più poveri, liberale, ci occupiamo dei più ricchi, adatto ai tempi, tenendoci buona parte del malloppo. Questa è la cosa. La cosa bella è nel testo, perché dice muore lasciando una grande eredità morale. Sì, in diversi conti cifrati, chissà dove. Questi... Questi ricicciano fuori! Li avete visti a Palavobis? La banda Bassotti al gran completo. De Michelis, Martelli, Pilitteri, Mario Chiesa. Come se niente fosse. Vogliono essere rieletti. La malavita albanese è seriamente preoccupata. A dire il vero, Mario Chiesa... A dire il vero, Mario Chiesa l'hanno subito allontanato. Si è presentato, mi ha detto Mario, per favore... Come monito per le nuove generazioni, no? Perché non puoi essere socialista se butti le mazzette nel cesso. Questo è un nuovo monito per... Ma che faccia di tolla! Guardate questo manifesto. Bisogna scegliere, rassegnarsi o agire e essere liberi. In realtà c'è una terza possibilità, comportarsi onestamente. Ma se l'hai dimenticata, se l'hai dimenticata. Oh, guardate la foto che... Guardate adesso la foto che sancisce la fine dei dissapori fra Stefania Craxi e Martelli. Si erano insultati parecchio di recente. Giuda, socialista! Grandi insulti, no? Ora, tutto finito. Adesso è importante mandare Bobo in Parlamento. Lo sguardo di Martelli sembra lanciare un messaggio al paese. E il messaggio è, italiani avete capito bene, nonostante i recenti avvenimenti, può non essere troppo tardi per farsi raccomandare da un socialista. Berlusconi non ha perso tempo, li ha subito accolti nella casa delle libertà. Il perché è ovvio, in mezzo a Martelli e De Michelis, Berlusconi sembra Gesù. È importante come cosa. Berlusconi ha detto di sognare uno Stato a immagine e somiglianza del Comune di Milano, una holding dove gli azionisti siano i cittadini. Già, e magari la cui proprietà sia accuratamente nascosta dentro un sistema di scatole cinesi che nessuno sa di chi siano. A chi gli rimproverava le foto ritoccate, Berlusconi ha replicato, mi auguro che gli elettori giudichino in base a quello che ho sotto i capelli. Ok, lo giudicheremo dalla forfora, cosa vuoi che ti dica? Non lo so. Nel frattempo Rutelli, come avete visto, ha tappezzato le città con i suoi manifesti. Il suo faccione è ovunque. Il guaio di Rutelli è che non ha ancora identità. Pochi giorni fa ha dichiarato che il modello cui si ispira è Giulio Andreotti. Adesso la scelta è fra Gesù e Andreotti, è incredibile. Rutelli è arrivato al punto da dire che quando parla il Papa i politici non devono commentare. Ma è solo una mia impressione o queste elezioni sono sempre di più come entrare in un sexy shop e chiedersi quale vibratore farà meno male? Perché, no? Nei sondaggi...
Io così per dire. Nei sondaggi Rutelli adesso è in testa e questo lo rende più sicuro di sé, più sfrontato, più macio. Lo si vede anche dal suo ultimo spot. Guardate. Pensate, se Rutelli si fosse trovato nella giungla durante la guerra, sarebbe sopravvissuto con acqua e scarafaggi? Certo, e se ci fosse dovuto rimanere a lungo, avrebbe preparato una trappola, catturato una scimmia e se la sarebbe mangiata. Votate Rutelli, si mangerebbe una scimmia. Bene, uranio impoverito, tutti più tranquilli. Le forze armate americane hanno chiarito: non c'è nessuna prova scientifica che la guerra causi la leucemia. Ah, perfetto, meno male, siamo tutti più tranquilli. Fino a pochi giorni fa dicevano: l'uranio non può dare la leucemia così rapidamente, non è mica il plutonio. Beh, hanno controllato le bombe, c'è anche il plutonio. C'è anche il plutonio. La NATO minimizza, sono quantità basse e per questo non rischiose. Ehi, abbiamo un nuovo concetto qui, le bombe non rischiose. Aspetto con ansia i proiettili timidi. E le mine allegre, In America George W. Bush è il nuovo presidente americano, un guerrafondaio cocainomane, tonto, favorevole alla pena di morte e contrario all'aborto. Quello di cui il mondo aveva bisogno. Grazie America. Appena insediato, Bush ha fatto subito partire la sua crociata antiabortista. La vita è sacra. Ora, questa è un'altra ipocrisia che ci raccontiamo per sentirci un po' più nobili, no? È una balla. La vita è sacra. Quale vita è sacra? Lo diciamo ma non lo mettiamo in pratica. Mosche, zanzare, le uccidiamo, perché sono fastidiose. Passerotti, li uccidiamo, perché è divertente. Polli, maiali, perché abbiamo fame. Fagiani, quaglie, perché è divertente. E abbiamo fame. E uccidiamo le persone, perché sono fastidiose. Ed è divertente. Quindi scegliamo ogni volta quale vita è sacra. Perché quando si tratta di una donna è un aborto e quando si tratta di una gallina è un omelette. Da quando siamo diventati superiori ai polli? Ditemi un motivo per cui saremmo superiori ai polli. Un motivo? Non c'è. No. E sapete perché? Perché i polli sono gente rispettabile. Quando è stata l'ultima volta che avete detto di un pollo che ha dato da mangiare farina animali alle mucche per guadagnarci su? Quando è stata l'ultima volta che un pollo ha usato bombe per smaltire l'uranio di scarto? Quando è stata l'ultima volta che un pollo ha fatto esitazioni militari non autorizzate in uno spazio aereo civile rischiando come minimo 6 collisioni con aerei pieni di passeggeri? Il potere ai polli. Polli di tutto il mondo, unitevi. Bush è arrivato. Bush è arrivato, Clinton se n'è andato. Nel discorso d'addio, Clinton si è toccato il naso parecchie volte. Gli psicologi sostengono che c'è un legame fra quante volte ti tocchi il naso e quante bugie stai dicendo, no? Clinton si è toccato il naso 15 volte, hanno detto gli esperti. Si è toccato il naso. Cosa ne sanno? Magari stava solo annusando il dito. Cosa ne sanno? Medio Oriente. Il segretario generale dell'ONU ha dichiarato oggi che la Siria, Israele, il Libano, l'Egitto e la Palestina. Golpe in Congo, il presidente Kabila è stato assassinato, suo figlio ha preso il potere e ha subito ringraziato il proprio consulente elettorale, Cesare Previti. Forte scossa di terremoto in Centro America, i feriti sono stati portati agli ospedali più vicini, mentre i morti sono stati strumentalizzati da Yoko Ono. E veniamo quindi all'ultima notizia, mucca pazza, il ministro della sanità veronese ha messo al bando i piatti a base di interiora, milza e fegato. È il panico, la gente ha paura, non mangia più la trippa. La gente ha veramente paura. Hannibal Lecter adesso è vegetariano. Ehi! Accendete il videoregistratore. Sapete chi c'è con noi stasera? Antonella Mosetti, Chi Netro e ministro della giustizia Piero Fassino. Oh, mi sento debole solo a pensarci. E adesso andiamo a fare il pubblico a giocare al quiz più bello della TV italiana. Conosci l'attualità.